Nel 2012 c'è ancora disoccupazione. Questo uno dei moniti esposti da un gruppo di cittadini sanpietrani che nella giornata di lunedì 1 ottobre hanno manifestato dinanzi alle porte del comune con l'intento di occuparne la sede. Le ragioni della protesta sono comprensibili: mancanza di lavoro, ristrettezze economiche, mancata erogazione dei contributi per i fitti e meno abbienti, caro libri e lavoro nero. Sostanziale è stato l'intervento del coordinatore locale PDL, Tito Ragusa, che informato dell'accaduto si è subito recato sul luogo per placare i manifestanti, portando in una piccola parte al colloquio con il sindaco Pasquale Rizzo. L'incontro si è rivelato positivo e sono stati trattati diversi temi sulle potenziali offerte di lavoro. Da una rapida apertura di cantieri come quelli del cimitero e della riqualificazione delle periferie, sino ai contributi per i fitti che verranno erogati prossimamente. Sul caso scuola e caro libri, il primo cittadino ha confermato che ne verranno contenuti i costi ricorrendo all'informatica. Un confronto che ha potuto far emergere i prossimi interventi amministrativi sul fronte occupazionale, dando speranze in un periodo in cui la crisi non accenna a retrocedere. Da San Pietro Vernotico è tutto, Marco Marangio per AnewsSalento.it.